Mi dispiace, ma non lo so. Non lo so, cioè, è terrificante questo momento. È Halloween, è la cornice perfetta. Non poteva esserci una festa migliore se non Halloween per descrivere questo momento della Juventus. È il momento peggiore della Juventus da 10 anni a questa parte. Il momento peggiore. Vi prego, non fatemi paragoni col 2014-2015 dicendomi, però anche lì siamo ben oltre. Siamo ben oltre, ne abbiamo parlato anche in un video pochi giorni fa, e adesso siamo oltre anche fisicamente la giornata in cui era iniziata la rimonta, perché quella volta all'undicesima vincevi 2-1 contro il Toro e... Siamo a meno 13 dal Napoli e dal Milan, che possono fare altri 3 punti e mandarci a meno 16. Ma guardare la vetta della classifica e pensare allo scudetto oggi, ragazzi, è niente. Cioè, non è completamente fuori dalla realtà. E c'è One Football qui sotto in descrizione da scaricare se avete voglia di analizzarla, di guardare gli highlights di questa partita. E a proposito, complimenti all'Hellas Verona. Se volete ascoltare Tudor e Allegri cosa hanno da dire, capire se ci sarà un ritiro, quello che succederà nell'immediato futuro, se ci saranno delle decisioni su, io penso di no, su Allegri, ma seguiamo su One Football quello che sta per succedere. La settimana scorsa vi ho detto che non mi sarei più arrabbiato, che sarei semplicemente rimasto deluso d'ora in avanti, e penso di aver mantenuto la promessa. Non sono arrabbiato. Non sono arrabbiato, sono deluso, perché ormai ho capito quello che siamo. Ormai è chiaro. E siamo questi qua. Siamo questi qua, aveva detto Chiellini. E Allegri in quella stessa partita aveva detto che questi vogliono giocare nella Juventus. Ragazzi, ma io quando vedo certi giocatori che... Perché intendiamoci, davvero intendiamoci, non è un discorso di abbiamo giocato male, vorrei giocare meglio. È un discorso che non ci mette la voglia. Ma io vedo gli altri giocare, che siano forti o scarsi, qualsiasi squadra, scende in campo con l'obiettivo di vincere la partita, con la voglia di vincere la partita. Ma noi scendiamo in campo che sembra che ci sia tutto dovuto? Noi giochiamo ogni momento della partita come se la stessimo vincendo, tranne gli ultimi 10 minuti che ci sbilanciamo e diciamo, oh rega, ma stiamo perdendo, aspetta un attimo che proviamo a risolverla. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Ma come ti permetti, giocatore della Juventus che scende in campo senza la voglia di vincere la partita? Ma come ti permetti? Come ti permetti di non voler correre a pressare? Come ti permetti di non voler vincere il rimpallo, di metterci la grinta? Come ti permetti? Come ti permetti? 15 gol fatti, 15 gol subiti. 11 partite e 15 punti. L'Hellas ci supera con questa vittoria. Poche ore prima Atalanta e Lazio pareggiano. E dici, ci hanno fatto un favore. Vai che li andiamo a riprendere. Vai che ci avviciniamo ai primi 4. Che è l'obiettivo, è inutile che ci prendiamo in giro, adesso l'obiettivo è quello lì. E se qualche settimana fa non avrei mai firmato per il quarto posto, adesso ci metto una firma grande come una casa. Perché, diciamoci la verità ragazzi, Allegri non ha ancora capito questa Juventus. Allegri ha tantissime colpe, le abbiamo analizzate pochi giorni fa. È inutile prenderci in giro o dire Allegri ha una colpa. No, Allegri ha delle colpe. Allegri le ha delle colpe. E Allegri non ha ancora capito questa squadra che cos'è. Ma vi dico la verità, non l'ho ancora capito neanche io. E non ho sinceramente trovato il modo di capire come questa squadra possa rendere al meglio. In cosa siamo bravi? Ma davvero, ma intendiamoci, ma in cosa siamo bravi? Qual è il nostro punto forte? A cosa ci possiamo aggrappare? Per larghi tratti della partita ho ripetuto e ribadito Hellas Verona contro Paulo Dybala. Ragazzi, non ci muoviamo negli spazi. Siamo lenti nella manovra. Facciamo degli errori tecnici sinceramente incomprensibili. Non tiriamo in porta. Quelle volte che tiriamo in porta o Montipò si supera, mannaggia te Montipò, o becchiamo il palo col Sassuolo la traversa con l'Hellas. Ma questo non cambia il discorso che non abbiamo voglia. Abbiamo perso ancora una volta. Sì. Hanno meritato gli altri? Sì. E io vi chiedo una cortesia. Come mi è toccato sentire, però l'arbitro non ha espulso Maxime Lopez col Sassuolo.
vi chiedo una cortesia, non ditemi però l'arbitro non ha dato il secondo giallo al difensore dell'Hellas, perché è vero che sono episodi che cambiano le partite, ma non cambia la sostanza di tutto il resto, che da 3 anni a questa parte la squadra scende in campo e non c'ha voglia di giocare a calcio, e non c'aveva voglia con Sarri, e non c'aveva voglia con Pirlo, e non c'ha voglia con Allegri. E per quanto Sarri, Pirlo e Allegri avessero delle colpe, Sarri e Pirlo hanno già pagato, io dubito che possa pagare Allegri per un discorso di contratto e di valutazione legata allo stipendio, ma io a questo punto veramente non so cosa fidarmi. Però ribadisco ancora una volta, non può tutti gli anni essere colpa di un singolo, mandar via il singolo e farci andare bene la squadra e i giocatori che scendono in campo, che non hanno voglia di vivere, di sudare, di soffrire, di lottare per questo, per lo stemma della Juventus. Oh, ma giochi nella Juventus? Ma giochi nella Juventus? Ma è chiara questa cosa? Ma è passato questo concetto da alcuni calciatori? Che non è che, vabbè, sono nella Juve, guadagno i milioni, che si vinca, che si perde, i milioni li guadagno lo stesso. Siamo ottavi in classifica in Serie A, se vince il Sassuolo ci supera, se vince la Fiorentina ci supera, se vince l'Empoli ci supera, se vince il Bologna ci supera, se vince il Toro viene a meno uno, se vince l'Udinese viene a meno uno. Ci rendiamo conto? È il campo... Il campo ci dice che è meritatissima questa cosa, perché noi abbiamo fatto 15 gol in 11 partite. Oh, ma abbiamo fatto... Non so come risolverla, ma qui ci dovrà pensare Allegri, perché ho già iniziato a sentire però dovevamo tenere Pirlo. Io ve lo dico proprio sinceramente come la penso. Allegri delle grandi colpe, grandissime colpe. In una situazione del genere oggettivamente è da esonero, non prendiamoci in giro, io voglio molto bene a Massimiliano, lo rispetto tanto come persona, come allenatore, ma questa è una situazione da esonero, ma significherebbe anche mettersi paraocchi di fronte all'evidenza che questa è una squadra che già l'anno scorso faceva fatica, con dei limiti strutturali l'anno scorso e dei limiti strutturali ancora più grandi quest'anno, a cui serviva un centrocampista, se non due, di qualità ottima. È stato preso Locatelli, ma quando quest'estate ci trovavamo a dire il solo Locatelli non basta per cambiare faccia a questa Juventus, ma era questa roba qui. Al di là del fatto che, ribadisco, tu contro Hellas Verona non puoi avere meno voglia di fare la partita, perché è vero che sulla carta sei più forte, ma il sulla carta nel calcio non conta una fottuta sega. Ed è per questo che ribadisco, Allegri ha delle colpe, ma non prendiamoci in giro, ma lo sa anche lui. Allegri è una persona intelligente, sa di avere delle colpe. Ma se l'anno scorso Pirlo era oggettivamente da esonero, non dimentichiamoci quello che abbiamo passato l'anno scorso con Pirlo, e ripeto, anche ad oggi Allegri sarebbe da esonero, cioè proprio lo dico tranquillamente, non è stata data una mano all'allenatore. E poi è stato perso Ronaldo anche gli ultimi giorni di mercato, sostituito con Ken, campa cavallo. Ragazzi, Morata è inguardabile da qualche partita a questa parte. E sembra che giochi con gli altri. Rabiot me lo immagino saltellare sempre allegro e felice in questo campo di margherite con il suo cestino in mano, poi strappa le margherite e se le mette dentro, perché quello che vedo in campo è questo, un giocatore che saltella allegramente sempre, evviva, sono alto 2 metri, c'è una palla di testa, provo a saltare alto come la Gazzetta dello Sport e non la prendo. E se c'è da correre, la saltellerò allegramente alla ricerca del mio avversario che con un po' più di voglia mi supera, anche se ho 2 gambe, che se faccio un passo faccio 5 metri. Saltello allegramente. Gol del 1-0, lo prendiamo perché ancora una volta facciamo fare gol degli avversari. E prima era colpa di Szczęsny, e poi era colpa di questo, poi era colpa di questo, oggi è colpa di Artur. Ma non cambia la sostanza. E non la cambierà la sostanza. Perché siamo una squadra e siamo veramente vogliosi di trovare questo colpevole e vogliosi di dire io l'avevo detto che era Allegri, io l'avevo detto che era Pirlo, io l'avevo detto che era Sarri. E non ci guardiamo in faccia, non accettiamo la realtà delle cose, che si sta lavorando male. Ragazzi, si sta lavorando male, si stanno sopravvalutando dei giocatori. Perché tanto poi la soluzione è, cambieremo l'allenatore. Allora continuiamo a cambiare l'allenatore per i prossimi 10 anni senza mai colpevolizzare e responsabilizzare i giocatori,
che se per tanti anni abbiamo nascosto la polvere sotto il tappeto con Sarri vincendo lo scudetto, con Pirlo arrivando in Champions, perché tanto nei momenti di difficoltà lanciavi la palla lunga e c'era quello col 7 sulla schiena come numero di maglia che faceva gol, e quest'anno non c'è e nessuno si responsabilizza e nessuno c'ha la voglia e la forza di fare quello che faceva Ronaldo. E se l'unico che può giocare e che prova a giocare è Dybala in questo momento, perché Chiesa oggi era anche infortunato, e beh, allora fine. Perché Dybala è immensamente più scarso di Ronaldo, ha un'altra struttura fisica e non può fare quello che faceva Ronaldo. E se noi abbiamo pochi, pochissimi punti forti, Max, ma massimizziamo questi pochi, pochissimi punti forti. Non possiamo arrivare sul fondo e tutte le volte mettere un cross in mezzo. Ma perché crossiamo? Ma perché crossiamo? Che Dybala è alto un metro e un cazzo e Morata non sta in piedi. Per chi crossiamo? E non ce l'ha fatto, non ce l'ho fatto. Alla fine non arrabbiarmi, non ce la faccio. Non ce la faccio perché gli voglio bene alla Juventus. Sia quando vince, sia quando perde. Di più quando perde addirittura. Ma ragazzi, che difficoltà quest'anno.